Aldo Caponi e Don Bachi, canzone 1968. Don Bachi ha uno stile di scrittura poetico, ricercatissimo. Qui parla di un amore finito. Vediamo la prima strofa. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare. È la fine di un amore. Prima strofa si parla, nonostante Don Bachi riferisca del più bel sogno, in realtà è un sogno triste, perché sono tristi le rondini nel cielo, ci sono delle ombre. Si parla di un uomo che si fa forte nei confronti della vita per non soccombere, per non dover soccombere a questa fine di un amore. L'altra possibilità sarebbe appunto viverla questa vita e farsi forte, andare avanti. Si parla di un uomo che stringe i pugni per non doverli dare a questa vita, vita che gli ha presentato un conto demoralizzante, grigio e lugubre, la fine di un amore, appunto. Dietro questa canzone c'è anche la diatriba che Don Bachi, che fino a quel momento apparteneva al clan di Celentano dagli inizi degli anni 60, ha con lo stesso Adriano Celentano, che canterà la canzone a Sanremo nel 68, arrivando al terzo posto, ma cantando Celentano, una canzone, una modalità non sanremese, una modalità che non è di Adriano Celentano, una modalità che non è neanche la poetica e il romanticismo della canzone stessa. La poesia esplode chiaramente nel ritornello, raggiungendo poi delle vette di romanticismo, di triste romanticismo, ma di alta poesia. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, perché un altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, sono bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Piangerà soltanto un cuore è il tema centrale, poi se vogliamo, della canzone che troviamo nel ritornello, perché quando finisce un amore c'è una parte che resta, uno e uno solamente, in quel giardino fiorito, mentre l'altra parte va via. La fine di un amore, diceva Luca Barbarossa, è lacrime che sembrano parole, l'incontenibile desiderio di fuggire. Quando un amore finisce, in realtà certi amori finiscono, ma non sono veramente finiti, come diceva Lena Biolcati, proprio perché una persona resta ancora ad amare in quel giardino fiorito, mentre l'altra parte va via. Secondo aspetto, questa canzone, questa poesia apre un varco nel protagonista che non sappiamo se è Don Bachi o se si tratta dell'esperienza di una persona che, detto Mariano e Don Bachi, che scrivono la canzone, hanno inventato. Un varco musicale, un varco poetico, perché attraverso la canzone, attraverso la poesia della canzone, il protagonista riesce a dire alla persona che è andata via, che ha chiuso con quell'amore, riesce a dire le cose che aveva taciuto a lei, proprio attraverso la canzone. Un ultimo aspetto particolare, dopo la prima strofa, dopo questo ritornello e la strofa successiva che tra poco eseguirò, detto Mariano e Don Bachi hanno scritto insieme la canzone, hanno già utilizzato alla seconda strofa, e compresi il ritornello, quindi alle tre parti, già 4 volte la parola sogno e 4 volte la parola amore per raccontare questa fine di un amore. C'è una ridondanza di questi termini. Perché ridondanza? Perché quasi come se il sogno servisse a sopperire alla mancanza dell'amore, quindi sogno e amore, il che ci rimanda più a una relazione d'appoggio, a una necessità per il protagonista di avere lei al fianco più che a un amore vero e proprio. Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'onda che non tornerà mai più. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore, sta segnando il mio dolore. Questa seconda strofa, un po' diversa dalla prima. Perché rispetto ai primi due periodi, nel terzo periodo lui sostituisce Tristi sono le rondini del cielo con questa canzone Vola per il cielo, che un po' ci rimanda all'idea che il protagonista cerca di liberarsi dal fardello della fine di un amore, dal fardello del dolore, seppure il cuore gli batte ancora in maniera strana perché si tratta di un amore finito e di una relazione d'appoggio, quindi di mancanza di sicurezza. Lui dice addirittura sta segnando il mio dolore. Ecco, questo verbo segnare rimanda un po' a quegli sciamani e guaritori
che esistevano nella Garfagnana, nella Lunigiana, siamo tra la Liguria e la Toscana, poco distante dalle zone in cui è nato Don Bachi. Don Bachi è nato a Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa nel 39, quindi poco distante da lì, e questi guaritori, questi sciamani di queste zone guarivano imponendo le mani e facendo strani segni, appunto per guarire le persone dalle malattie fisiche e dai disagi psichici. Ecco, questo segnare il dolore rimanda un poco a questa attività particolare di medicina, se vogliamo, non convenzionale. Le canzoni di Don Bachi sono sempre molto poetiche, hanno sempre un testo molto ricercato ed un alto senso di spiritualità. Ricordiamo che Don Bachi è un poeta, è un prosatore, che musica le sue opere, sempre con un tono elegio, quindi altamente malinconico. Dopo il terzo posto a Sanremo, nell'esecuzione di Adriano Celentano, Don Bachi ne fa una sua versione, ma la canzone non arriva oltre il 25° posto nel 1968. Il che è molto strano, questa è alta poesia, è strana questa cosa. Poi però pensi che a comprarla devono essere italiani e capisci che questa volta l'italiano medio, un pezzo di bravura come questo, un pezzo altamente poetico, l'italiano non l'ha capito.